Eccoci qua, buongiorno, come stai? Buongiorno, siamo dalla diretta televisiva alla diretta Facebook. Lo so, ma qua siamo in televisione, cioè sui social, ecco, sui cubani, i medici cubani. Possiamo ripetere quello che abbiamo detto sul concetto dei medici cubani? Sì, io sono d'accordo. Siamo a Cosenza, un vox populi in merito ai medici cubani. Io sono d'accordissimo sul fatto, come ho detto in precedenza, che i medici cubani rappresentano per il presidente della regione il calcio d'angolo per vedere di tirar fuori da questa fogna, scusatemi il termine, della sanità calabrese. La sanità calabrese ha bisogno di avere una presenza intanto per salvaguardare la salute dei calabresi. E anche prima o dopo per dare uno spazio alla sanità a livello nazionale, per dire ma che il numero di iscritti, il numero chiuso di medicina crea problemi. Una guerra oggi tra Cosenza e Catanzaro adesso. È una cosa veramente vergognosa il dover pensare ad una guerra di campanile tra Cosenza e Catanzaro o chi ha qualsiasi altra città in una situazione come la nostra, dove la carenza di medici è diventata disastrosa. Noi abbiamo bisogno di recuperare una classe medica che sia capace di dare sicurezza ai calabresi, specialmente ai bambini. Non si può pensare che 450 bambini restano in attesa di essere, tra virgolette, salvati. Sì, perché c'è scritto così le notizie, l'ANSA dice 450 bambini per un'operazione in attesa qui a Cosenza all'Annunziata. E questo significa che bambini che sono in attesa possono avere anche risultati disastrosi, anche di quelli purtroppo parlare di morte per i bambini è una cosa per calcoli gravissima. Che durante il Covid, durante il problema, una bambina è dovuta andare al Gemelli, perse la vita perché mancava la terapia intensiva pediatrica a Catanzaro e mancava anche a Cosenza, non avevamo un reparto di terapia intensiva neurologica per quanto riguarda questa bambina che ha perso la vita. Io voglio solo dire più avanti mi pare ci sia un chioschetto dove raccolgono firme perché la Calabria, il sud nella sua interezza, sia pari al nord. Questo purtroppo è una cosa che mi mortifica, perché noi abbiamo avuto al nostro Parlamento gente di grande capacità, parlo dei Misasi, parlo dei Mangini, parlo degli Andoni. Oggi abbiamo tutti nominati. Oggi. Dunque noi dobbiamo riemergere sotto questo aspetto. Bisogna che i nostri rappresentanti politici siano presenti a creare. Comunque è d'accordo per quanto riguarda i medici cubani. Questo sì, è quello. Sì, okay. Sono d'accordo. Bene, con motivo. Buongiorno signor, buongiorno. Ecco, grazie caro. Grazie. Ciao. Noi continuiamo ancora. Vediamo un attimo. Io ho perso anche l'operatore che era in giro. La domanda è questa. Sui medici cubani. Domani abbiamo il presidente della regione ospite in studio alle 14.30. Siamo qui a Cosenza per un vox populi. Guardate un attimo la situazione. Così vediamo se riusciamo a parlare con qualche altro. Buongiorno signore, scusate che vi disturbo. Articolo 21, Lino Polimeni. Sui medici cubani, cosa pensava? No, è d'accordo? Guardi, le dico la verità. Io sono d'accordo, mi spiace. Ciao. D'accordo? Sono d'accordo, mi spiace, perché purtroppo se c'è bisogno è bene che vengano chiamati. Perché dobbiamo essere restii a questa cosa? Mi scuso. Ma i medici cubani sì, poi ci sono i medici calabresi che si licenziano perché vogliono guadagnare di più come medici a gettone. Appunto. 150 euro l'ora. Appunto. È normale che un medico arrivi a guadagnare 40-45 mila euro al mese. Quindi la missione del medico dove sta? Sì, ma il punto è che i medici calabresi vanno via. Perché? Okay? Ma sicuramente per quello che ha detto adesso lei. Quindi per i soldi? Ma sicuramente sarà anche per quello.
ma soprattutto forse per quello, non lo so, però c'è un dato di fatto oggi che vanno via, i medici calabresi vanno via, d'accordo? E allora forse è stata anche la nostra terra che purtroppo, ahimè, è un fatto storico, dobbiamo andare indietro nel tempo, vada, mi permetta, e allora. Quindi diciamo che c'è del, come dire, ci sono delle cose che riguardano il passato, appunto, mi ripeto, legate alla storia, che purtroppo, ahimè, si sono fatte le valigie, d'accordo? E sono andati via, ancora con le valigie, allora, ma certo. I giovani vanno via, rimangono i grandi e gli anziani su questo territorio. La Calabria è stata spopolata completamente. Appunto, appunto. Io sono una di quelle che ha fatto anche le valigie ed è andata fuori, d'accordo? Ho lavorato al nord d'Italia e poi sono comunque rientrata perché la mia terra la amo, che sia ben chiaro. Quindi non appena ho avuto opportunità di rientrare sono tornata nella mia città. Cosenza è la mia città. Senta, in merito al numero chiuso di medici, sa che c'è questa guerra tra Catanzaro e Cosenza, era un fatto culturale, cos'è che manca? Allora, era ora che mettessero a Cosenza la facoltà di medicina, se permette, era ora, ecco, e sono d'accordo su questa cosa qua, E poi che ci sia una disputa, che ci siano dei problemi, se li vedano loro, cioè io non ci entro in questo. Perché se vogliamo, dice il medico, cioè il numero chiuso non basta, bisogna allargare la possibilità di ragazzi di iscriversi in medicina. È così. Ma questo è anche giusto, che ben venga questo, che ben venga. Però Catanzaro dice, ma Catanzaro dice perché dovete spogliare Catanzaro? E vabbè, ma questa è una disputa storica. vecchia quanto il mondo. Però la nostra università, perché io ho studiato all'Università della Calabria, è nata così, è nata così. E dunque hanno, come dire, hanno dato agio a coloro i quali non potevano per motivi economici studiare qui. Quindi è giusto che l'università nostra sia nata così, che sia ben chiaro. Noi per esempio non ci abbiamo potuto studiare per questo motivo, io poi ci sono entrata in età adulta perché era una nuova facoltà e bene. Dunque ci sono Senta, arrivata. Un anno di, ho chiuso, Presidente della Regione, ha lavorato bene o no? Benissimo, ho chiuso, viva ho chiuso. È una fan? Allora, le dico una cosa. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha fatto al momento una sola cosa importante, che ha riportato il, come si dice, il concerto, il concertone, chiamiamolo sì, come vogliamo, al comune. Hai capito? E questa è l'unica cosa buona che ha fatto. Basta. Per il resto ho chiuso, viva ho chiuso. Ah, Franz Caruso non ha lavorato bene? Fino a questo momento no, perché Franz, perché bocciato! Ha tolto. Davanti alla scuola di Via Roma l'ha chiusa, l'ha aperta che l'ha aperta a fare, mi scusi, non la doveva aprire quella doveva rimanere così com'era, là ha fatto un grande errore. A tutela dei bambini? A tutela dei bambini, ci si capisce, è ovvio, e a tutela del dirigente, il traffico. E anche del dirigente scolastico, ma ha svincolato il traffico No, non serve quel traffico lì, non serve. Ma sa cosa dice Franz Caruso adesso? Dice lei di destra e lui non di sinistra. Sono di destra, attento, sono di sinistra. Hai capito? Sono di Franz, sinistra. Lui è un socialista. Io sono di sinistra e il voto l'ho dato, però mi ha deluso. Mi ha deluso. Franz l'ha delusa. Franz Caruso mi ha deluso. Franz, bocciato per la signora. Dato il voto. Come si chiama lei? Patrizia. Ciao Patrizia, grazie. Continuiamo ancora. Mamma mia, che è successo qui. Allora, un Vox Populi, abbiamo detto che domani in diretta all'articolo 21 ci sarà il Presidente della Regione, parleremo in merito anche ai medici cubani, alla sanità, a tutto quello che sta accadendo, a voi la possibilità di commentare, di dire la vostra, poi questa disputa tra Catanzaro e Cosenza ancora come il capoluogo all'epoca di Reggio, tra Reggio e Catanzaro, sempre guerre in diretta e quindi una Calabria sempre più povera, una Calabria misera, piccola, povera, che non considera nessuno, però noi tra noi calabresi ci facciamo grandi guerre. Grazie e buona visione.